Dietro le quinte, avventure di una teatrante prima, dopo e accanto allo spettacolo. A cura di Rosa Masciopinto, che poi sarei io e che oggi racconto Le lacrime di Ismene. Quando ho superato la mia prima audizione ero molto giovane, entusiasta e appassionata. Era per il ruolo di Ismene in un adattamento dell'Antigone di Sofocle per una tournée nel sud dell'Italia. Questa è la storia. Antigone e sua sorella Ismene sono alla corte del loro zio Creonte, il quale non solo ha ucciso i loro genitori per usurparne il trono, ma obbliga a lasciare ai corvi i corpi dei nemici, anche quello di Polinice, uno dei due fratelli delle ragazze, ribelle alla dittatura dello zio. Da sempre, però, la religione obbliga alla sepoltura dei defunti, ma ormai Creonte e lo Stato sono la stessa cosa. Antigone, invece di obbedire alla legge, decide di rispettare gli dèi e, nonostante le lacrime di sua sorella, una notte dà degna sepoltura al fratello. Per questo sarà condannata a essere a sua volta seppellita viva. Nonostante la tragedia, e forse proprio perché fosse una tragedia, io ero felice. Non solo era un lavoro retribuito, prodotto da un teatro stabile, ma soprattutto mi avrebbe riportata al sud, dove stava la mia famiglia, alla quale potevo finalmente dimostrare che il mio era un lavoro serio e dignitoso. La compagnia era molto giovane, a parte i due ruoli principali interpretati da attori di una certa età. In tutto eravamo 12 il primo giorno, seduti, e così saremmo rimasti per la prima settimana, per leggere insieme il testo, analizzare i personaggi e le dinamiche fra parole e intenzioni. Le mie prime vere prove a tavolino. Quanto le avevo desiderate! Ero troppo eccitata e troppo giovane per rendermi conto che il regista non aveva alcuna idea di come mettere in scena oggi un'opera scritta prima della nascita di Cristo e soprattutto che non sarebbe stato mai capace di dirigere i due veterani. Chi interpretava Creonte era un trombone di vecchio stampo e tale sarebbe rimasto. Mentre l'attrice che interpretava Antigone sapeva dire di sì, ma poi andava nella direzione decisa esclusivamente da lei ed era sempre talmente giusta che le parole preferite dal regista fin dall'inizio furono «sì, sì, così, così». Leda non andava mai oltre il rapporto professionale, ma a osservare il suo progredire nella costruzione del personaggio valeva un anno di scuola. Io bevevo ogni sua sfumatura. Il corpo piccolo e asciutto, l'aspetto severo, la voce arrochita dalle sigarette appartenevano a una misteriosa cinquantenne. Certo che Antigone dovrebbe avere fra i 15 e i 18 anni, ma in teatro i corpi degli attori possono diventare qualsiasi cosa. E che il corpo di quella donna potesse sembrare quello di un adolescente, me ne accorsi appena finite le prove a tavolino, quando ci si alza e si attraversano le forche caudine dello spazio tra i corpi e dei corpi nello spazio. Venivo dalla commedia, la mia tecnica era ancora quasi tutta da fare e per controllare i gesti finivo per irrigidirmi, soprattutto nella prima scena, quando dovevo entrare in lacrime e cercare di convincere mia sorella a rinunciare al suo folle piano. Avevo solo due scene in tutto lo spettacolo, ma alla seconda mi sembrava di non arrivarci mai. La prima era così difficile.
Un giorno ero stremata dalle 100 entrate che il regista mi stava obbligando a provare, senza che mi sapesse dare un'indicazione comprensibile, contraddittorio e insicuro. No, non mi veniva da piangere, non lo sapevo fare, non mi riusciva, ero sempre più frustrata e avrei voluto essere a centinaia di chilometri da quel palcoscenico freddo, da quella platea vuota. Solo Leda mi teneva ancorata alla realtà, in palco con me, in piedi, con le mani nelle tasche dei pantaloni larghi di lana, elegante, nella sua pazienza infinita, aspettando la mia prima battuta. Certo che la guardavo, era di testo, e mai coglievo uno sguardo di fiducia o incoraggiamento, ma nemmeno di giudizio o di fastidio. Stava lì, mi aspettava. Aspettava me, che non arrivavo mai. Proprio quando sto per buttare la spugna, ormai certa di non essere proprio fatta per quel mestiere, Leda interviene con la sua voce rotonda che tanto mi piaceva. «Posso provare io con la ragazza?» «Certo!» risponde viscido e servile quell'uomo giunto lì da chissà quale inciucio politico, che mai si sarebbe messo di traverso ai desideri di una prima donna, ma che soprattutto non aveva alcuna idea di come si risolve una situazione del genere. E così Leda, invece di suggerirmi una qualsiasi intenzione che mi aiutasse a far piangere il mio personaggio, mi invita a seguirla dietro a una quinta. Io un po' tremavo, sia per la stanchezza di quel pomeriggio infinito, ma anche per l'imbarazzo che sempre mi provocava il carisma di quella donna, che prima di allora mi aveva solo dato il buongiorno e la buonasera, e le battute da copione, si intende. E nell'intimità di quell'angolo di legno e stoffa nera, con l'odore della polvere che sempre galleggia in tutti i retropalchi, con tono basso e tagliente, guardandomi dritta negli occhi, i suoi erano grigi e me ne accorgevo solo in quel momento, mi dice di entrare in scena pensando a... Come aveva fatto a sapere di quel dolore che era mio e soltanto mio? Oggi lo so. Penso di aver capito che essere due donne vuol dire che la natura può decidere allo stesso modo per entrambe, a volte. Ma allora fu come subire le sentenze di una strega o di un giudice divino che tutto vede e tutto sa. Penso di aver vacillato un poco sulle ginocchia diventate in un attimo di gelatina. Lei ha aspettato che tornassi a respirare senza staccare lo sguardo dal mio e poi mi fa: ora io vado in palco, al mio segnale entri e fai quello che devi fare, fregatene di quello lì, tu guarda me, solo me. Prova bellissima. Eravamo insieme, io e Antigone, lei e Ismene. La pregavo annegando nelle mie lacrime, vere e finte allo stesso tempo, scontrandomi con la durezza delle parole di Sofocle pronunciate dalla voce eroica di una grande attrice. Sì, tuttora sono certa che lo era, una meravigliosa interprete che diventava mia maestra e collega, ma soprattutto una donna che mi indicava una strada, un mestiere guidato unicamente, ora me ne rendo conto, dalla necessità. Non siamo diventate amiche,
Durante i 3 mesi di repliche c'è sempre stata una rispettosa distanza tra noi e nessuno mai si accorse della profonda complicità che ci ha sempre legate. Dopo quella prova sono riuscita a piangere sempre, soffrendo sempre meno però. Il mio corpo acquisiva via via una memoria muscolare del pianto, senza più bisogno di ricorrere alla vera emozione di un vero e straziante ricordo, fino a una matinée per studenti delle superiori. Dopo la prima scena non riesco più a smettere di piangere, così che anche la seconda scena del secondo atto, quando mia sorella mi saluta prima di scendere viva nella sua tomba, riesce benissimo. Ma poi, dietro le quinte, continuo a piangere e continuo, tanto che anche il direttore di scena si preoccupa e mi dà il permesso di andare via, senza aspettare gli applausi. Non riuscivo più a fermarmi. Dagli occhi scendevano fiumi di acqua salata, non credevo di poterne avere così tanta nel corpo. Andando verso la mia auto mi guardavano tutti e tutti con commiserazione. Quei singhiozzi violenti e irrefrenabili avrebbero potuto causare un qualche incidente, per cui mi sono fermata davanti al cimitero e... finalmente, sulla tomba di una sconosciuta, quel pianto acquistava rispettabilità. E anche un senso. Era come se quel dolore che avevo usato per recitare bene si stesse vendicando. A casa sono crollata sul letto e finalmente mi sono addormentata. Alla replica della sera arrivo stremata. La doppia replica è sempre faticosa, ma mi determino lo stesso a dare il meglio in ogni istante su quel palco. Il pubblico ha pagato per conoscere la storia di Antigone, mi dico, e non voglio mancare di rispetto a Sofocle, a Leda e a tutti gli altri colleghi. Mi riscaldo bene, a lungo, insomma ce la metto tutta. Ma quella sera nemmeno una piccola lacrima spunta dai miei occhi asciutti e per la prima volta recito nel senso più basso della parola. Succede, mi dico, passerà. Ma non passava e le lacrime non tornavano. E così per le repliche seguenti. La vera tournée era cominciata e i teatri si avvicendavano sempre diversi. Avevo consumato tutte le lacrime della mia vita? Sarei diventata un'impiegata dell'arte? Vedere il Creonte trombone fare i cruciverbi in quinta tra una scena e l'altra non è che fosse un futuro così attraente. E poi una sera, timidamente, ho bussato alla porta del camerino di Leda e dallo specchio in cui si rifletteva truccandosi mi dice: «Ti aspettavo». Pausa. Disegnava la sua bocca con la matita marrone. La mia era secca. «Non riesci più a piangere, vero?» E sempre nello specchio mi guarda a consentire muta. Dà un ultimo colpo di cipria a rassodare il fondotinta e poi gira la sedia in modo da trovarsi seduta di fronte a me. Aspetta che io riesca a guardare i suoi occhi grigi, ora illuminati da una strana scintilla. Si stava proprio divertendo, come davanti a un bambino orgoglioso che finalmente ammette di non farcela. Quasi quasi me ne sento offesa, ma lei mi fa: «Allora adesso fai così. Prima di entrare, guarda fisso fisso il riflettore in alto nella quinta di fronte. Non distogliere gli occhi, sbatti le palpebre il meno possibile e vedrai se non piangi come una fontana. Scusa, vai, ora devo finire, siamo in ritardo». Non l'ho mai più incontrata, Leda. Non so nemmeno se sia ancora di questo mondo. Ogni tanto la cerco in rete, trovando pochissimo, e non mi meraviglia. Mai ho conosciuto persona più riservata. E così qualche volta le mando un bacio virtuale e un grazie, perché sempre lei brilla nella mia memoria, sia quella professionale che quella umana.
perché mi ha indicato che per arrivare in un posto non esiste solo una strada e che la tecnica non è solo finzione, ma anche mezzo potentissimo di comunicazione della verità. Avete ascoltato Dietro le quinte di e con Rosa Masciopinto.